problema non sono gli 84 milioni di emendamenti di Calderoli, il problema è che è una riforma costituzionale che sta scippando e sta uccidendo la democrazia nel nostro paese. Io non mi soffermo sulla parte relativa all'elettività del Senato, Senato sì, Senato no, ma proprio perché c'è il presidente di una regione. L'aspetto fondamentale, uno degli aspetti fondamentali di questa riforma è che questa è una riforma profondamente centralista e accentratrice, perché quelle famose competenze di materia concorrente volute dalla sinistra con la modifica del titolo quinto fatta nel 2001, che ha creato tanto contrasto e tanti conflitti di attribuzione tra Stato e regioni su chi doveva esercitare la competenza su quelle materie, oggi tutte quelle materie, la stragrande maggioranza di quelle materie di competenza concorrente vengono attratte dallo Stato centrale, quindi togliendo competenza alle regioni. E sappiamo benissimo che nel momento in cui si toglie competenza all'ente regionale si tolgono anche risorse e fondi. Quindi questa è una riforma che va esattamente nella direzione opposta rispetto a quella che diceva il Presidente Emiliano. Ancora, c'è un tema che è il tema della finanza locale. Il coordinamento dei principi generali della finanza locale, da sempre materia concorrente, cioè la gestione dei bilanci degli enti locali, che diventa materia di competenza esclusiva dello Stato, cioè lo Stato potrà intervenire e ulteriormente limitare l'autonomia degli enti locali. Quindi questa è una riforma che va esattamente nella direzione opposta rispetto a quella che noi ci siamo sempre auspicati, cioè più federalismo, più decentramento, valorizzazione degli enti locali, anche perché la stragrande maggioranza dei servizi che vengono erogati ai cittadini italiani vengono erogati da comuni, enti locali e province. Sulle province, mi si è lasciato dire, noi siamo sempre stati gli ultimi difensori dell'ente province. Oggi le province non sono state tolte, oggi è stata tolta la possibilità ai cittadini di potersi votare i rappresentanti provinciali. Cosa è stato fatto? Sono stati tagliati i fondi, ad esempio i fondi sull'assistenza ai disabili, tant'è che le regioni, e Emiliano credo che lo farà a casa sua, Roberto Maroni lo sta facendo in Lombardia, devono sopperire a questo taglio di trasferimenti da parte dello Stato alle province per gestire servizi fondamentali, come ad esempio l'assistenza scolastica ai disabili. Allora, io credo che al netto degli 84 milioni di emendamenti, al netto di questo atteggiamento dispotico, a mio avviso, del Presidente Grasso, perché un conto è se gli emendamenti fossero stati inammissibili, cioè valutati da un punto di vista del merito. Il Presidente Grasso esercita questa funzione che va al di là delle proprie prerogative, al di là della propria discrezionalità. Io credo che questa sia una riforma profondamente sbagliata che Sbagliata. scippa democrazia e che scippa autonomia Schianchi, agli enti c'è un locali. problema.